Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trash e in diretta da casa mia. Innanzitutto mi scuso per il lungo periodo di assenza, ma ho avuto alcune cose da fare. Ottobre è stato un mese di esperimenti, letteralmente. Se pensate che sia un audio recensione, beh, vi sbagliate di grosso. Per quanto possa essere incredibile e impossibile, sono seduto alla mia solita poltrona da studio e vi posso giurare che sto guardando dritto in camera. Come potete ben vedere e arguire, mi sono dedicato a un esperimento che è riuscito al 100%. Ho creato un siero che mi sono auto-iniettato. Mi ha donato il potere dell'invisibilità, ma al contrario del dottor Griffin, la mia salute mentale ne è uscita completamente linda e pinta. Ora che ho questo potere, tutti potranno essere sottomessi al mio volere e potrò finalmente dominare il mondo! <ride> Illesa, in altre parole. Arrivando al punto, oggi vi parlerò per lo speciale di Halloween, che tra l'altro l'anno scorso non sono riuscito a fare per gli stessi motivi sopracitati perché sono un paio di anni che ci stavo provando, ovviamente, come era prevedibile, i fallimenti sono parte degli esperimenti. L'ho presa bene con calma, senza fare storie. DANNazione! Questo accidente di Sera non funziona! Vi parlerò di una pellicola che cade proprio a fagiolo. E l'ampante che la pellicola di cui sto parlando è L'uomo invisibile. Film del 1933 diretto da James Weill, il regista di Frankenstein e del suo seguito La moglie di Frankenstein. Con Claude Rains, che vedremo successivamente in L'Uomo Lupo, un altro film dei mostri della Universal. E Gloria Stewart, che rivedremo alla fine degli anni 90 nel Colossal di James Cameron Titanic, nel ruolo dell'anziana Rose. L'uomo invisibile è un adattamento cinematografico della Universal del romanzo di Albert George Wells, grande scrittore di numerosi romanzi di fantascienza, di cui la maggior parte sono stati trasposti in chiave cinematografica. Parlare di questo film significa riportarmi a quando ero piccolo e lo scoprì sul satellite visto che andò in onda sul canale Studio Universal. Vi posso dire solo che ne rimasi totalmente affascinato per il suo essere così sbalorditivo per un film che è essenzialmente oggi ha 87 anni. Pensate che Boris Karloff, il mitico attore che impersonò il mostro di Frankenstein in Frankenstein e la moglie di Frankenstein, sempre dello stesso Well, rifiutò il ruolo. La Universal, convintissima che avrebbe accettato senza pensarci due volte, fece stampare tutte le locandine per la promozione del film già col suo nome. Un bel abbaglio per l'Universal, perché in verità, Karloff discusse con Well, poiché quest'ultimo voleva una voce più, beh, cito testualmente quello che disse Well, intellettuale per il ruolo. Qual è la storia di questo film? Semplice, uno scienziato riesce a diventare invisibile ma impazzisce e ha le manie di grandezza tali da voler dominare il mondo. Una storia classica, già sentita ai giorni nostri, nulla di originale se si pensa a quante pellicole sono state realizzate col passare degli anni. Se il regista Well con Frankenstein mandava una critica e trattava il tema del diverso, visto come qualcuno di pericoloso, in questo caso il tema trattato è l'essere incapace di gestire un potere come l'invisibilità per il bene altrui. Che poi a pensarci bene, che senso ha diventare invisibili? Non ti vedrebbe nessuno per fare cose che non avresti mai fatto da visibile, certo, ma poi? L'altro tema trattato è il delirio di onnipotenza. Sentirsi un dio compiendo atti di violenza e atti di terrorismo se un potere del genere finisse nelle mani sbagliate. Nella pellicola, non a caso, l'uomo invisibile del titolo si sente già onnipotente, cosa che nel romanzo è chiara fin dall'inizio, è già pazzo. Nel film lo diventa gradualmente. Infatti, si inietta il siero dell'invisibilità continuamente per rimanere in quello stato, uno stato di euforia e di completa assuefazione sia dal farmaco da lui stesso inventato che dall'essere onnipotente. Claude Rains, nel ruolo del Mad Doctor Jack Griffin, ossia, tappatibi le orecchie, spoiler, l'uomo invisibile, venne scoperto dal regista e ha il suo primo ruolo cinematografico importante da protagonista, nonostante, beh, non si veda praticamente mai. Reigns, appunto, dicevo, ha incarnato un personaggio che rende perfettamente come si recita un ruolo che fondamentalmente non ha espressioni facciali, ma recita soprattutto con la voce. Non è facile recitare, soprattutto se è monoespressivo e per di più non lo si vede. Il vero terrore sta in quello che non si vede, un po' come Predator è nel film del 2020. E pensare che la maggior parte delle scene in cui c'è Reigns. In realtà c'è uno stuntman, addirittura un po' più basso di lui, a interpretare colui che c'era sotto le bende. Anche perché comunque Reigns, visto che era claustrofobico, era impaurito dall'essere, fate finta che io stia facendo delle virgolette, sepolto dalle bende. Il suo personaggio fa paura perché è semplicemente un essere umano. Come ci ha insegnato Weil in Frankenstein, è l'essere umano il vero mostro. Ebbene sì, Whale era un genio molto in anticipo sui propri tempi. Non veniva preso appieno tutto ciò che esprimeva girando semplicemente un film che banalmente per gli altri era un altro film di mostri. Un horror dell'epoca senza né arte né parte. E invece si sbagliavano. Il folle personaggio di Jack Griffin compie una strage vera e propria, con più di cento morti, facendo diventare una delle pellicole con il cattivo più sanguinario dei mostri della Universal. Praticamente uno dei primi slasher della storia del cinema, se si può definire così. Alla fine, all'apice della sua follia, spoiler, Jack Griffin viene ucciso e sul punto di morte si redime, si rende conto della sua malvagità e dell'essere umano che non dovrebbe mai mischiarsi in cose più grandi di loro stessi. Parlando del lato tecnico, è veramente ben curato sotto ogni minimo aspetto, infatti la regia è statica come tutti i film dell'epoca d'altronde, ma diventa molto dinamica con gli stacchi nel montaggio, anche perché comunque vorrei ricordare che le macchine da presa dell'epoca erano veramente gigantesche e ingombranti da manovrare. Ma nonostante tutta questa staticità, Whale non manca di compiere una regia molto ricercata, con particolari angolazioni e inclinazioni di camera, dove tra l'altro addirittura Whale fu uno dei primi registi a utilizzare una protopanoramica per seguire gli attori mentre si muovevano sul set. Accurata nei minimi dettagli è anche la fotografia, con tagli di luci e di ombre molto particolari. Si sente e si percepisce tutta la claustrofobia, visto che è ambientato per lo più in interni il film. Ma ora arriviamo al vero piatto forte della pellicola. Gli effetti visivi. Ancora oggi, dopo aver letto come hanno fatto, non mi capacito che già all'epoca si potesse sorprendere lo spettatore con un effetto del genere. L'effetto speciale dell'invisibilità consiste nel vestire completamente, intendo dalla testa ai piedi, di nero il povero claustrofobico, tra l'altro, Reigns, e girare le scene su uno sfondo nero e fargli togliere i vestiti. Una volta girate queste scene su sfondo nero, si gioca col montaggio sovrapponendo le riprese dell'attore invisibile e della scenografia girata successivamente. Sicuramente si tratta di uno dei lavori di matte painting più originali che abbiano mai fatto. Al giorno d'oggi oserei dire che sarebbe semplicissimo realizzare un effetto speciale del genere. Basta un green screen, vestire l'attore di verde e poi si compie la vera magia col programma di montaggio. Ed è per questo motivo che amo alla follia questo effetto speciale perché non ho la più pallida idea di come abbiano potuto realizzare un effetto speciale così difficile in un periodo in cui non c'erano i mezzi adatti per farlo. Eppure, ancora oggi, riesce a sbalordirmi. Naturalmente, come era prevedibile, ebbe un successo strepitoso, tanto che furono realizzati numerosi seguiti, remake, parodie, omaggi. Però i veri seguiti ufficiali sono il ritorno dell'Uomo Invisibile del 1940, dove al posto di Claude Rains troviamo il mitico Vincent Price nel ruolo dell'Uomo Invisibile. Nello stesso anno troviamo anche la variante al femminile, la donna invisibile. Successivamente, nel 1942, Jolly inafferrabile e nel 1944, la rivincita dell'uomo invisibile. Tra le parodie della stessa Universal ci sono due pellicole con Abbott e Costello, in Italia Gianni e Pinotto, ossia Il cervello di Frankenstein del 1948 dove c'è soltanto un cameo dell'uomo invisibile, stavolta nuovamente doppiato da Vincent Price, e successivamente nel 51 gli viene dedicato un vero e proprio film, dove Gianni e Pinotto combattevano contro l'uomo invisibile, nonché Gianni e Pinotto contro l'uomo invisibile. La cosa che mi incuriosisce di più è che la Hammer non ha mai prodotto o realizzato un remake di questo film. Come d'altronde anche del Mostro della Laguna Nera. Sono tra l'altro gli unici film a non essere mai stati rifatti a colori dalla Hammer. Chissà perché poi. Invece, tra le altre pellicole, successivamente realizzate col passare degli anni, ci spostiamo stavolta negli anni 90, c'è appunto il sottovalutatissimo Avventure di un Uomo Invisibile, di John Carpenter, con Chevy Chase nel ruolo dell'Uomo Invisibile di turno. Film che, d'altronde, ho già recensito. Ci fu persino un episodio parodistico diretto da Carl Gottlieb nel 1987 nel film collettivo Donne ammazzoni sulla luna, nonché Il figlio dell'uomo invisibile. Una parodia che gioca soprattutto sul fatto che in realtà l'uomo invisibile non fosse realmente invisibile, che in realtà gli altri facevano finta di non vederlo. Assolutamente l'episodio più spassoso di Donne ammazzoni sulla Luna. Insomma, l'uomo invisibile non stancava e affascinava gli spettatori e tornò in un vero e proprio omaggio new age con L'uomo senza ombra del 2000 di Paul Verhoeven, con Kevin Bacon nel ruolo dell'uomo invisibile. Stavolta gli effetti speciali sono molto più aggiornati e reggono davvero molto il confronto. Non a caso vennero candidati agli Oscar, anche se comunque non vinsero come migliori effetti speciali. Dell'Uomo senza ombra ci fu anche un seguito, L'Uomo senza ombra 2, stavolta uscito per l'home video, dove a interpretare l'uomo invisibile stavolta era Christian Slater, anche se comunque era un film completamente dimenticabile e che non ha nulla da spartire con il primo, L'Uomo senza ombra. E infine, arrivando ai giorni nostri, praticamente qualche anno fa, dopo il flop della mummia del 2017 con Tom Cruise, il Dark Universe venne cancellato. Era previsto, pensate un po', un remake del classico anni 30. Dove Johnny Depp, non sto scherzando, avrebbe dovuto interpretare l'uomo invisibile. Arrivando al 2020, quest'anno praticamente, è arrivato quel piccolo gioiellino che è il film di Lee Wannell in collaborazione con la Blumhouse. Film che ho già recensito sul canale, non mi voglio dilungare, lo troverete nelle schede alla vostra destra. Ve lo consiglio assolutamente, se vi manca. Ha un ritmo lento che riesce a coinvolgere, a intrattenere, spaventare e riflettere sulla psiche dell'essere umano quanto può essere malata. Ora dovete scusarmi, cercherò di tornare visibile perché non è che mi serva molto questo potere. Penso che ci verrà un po' di tempo. Quindi vi rimando al prossimo appuntamento con le recensioni di Luigi di Non Solo Trash. Con questo vi saluto e vi auguro buon Halloween! Non sono pazzo! Maledizione!